Guggenheim di Venezia. Cade Leoni. Gentilissima accoglienza nella collezione di Peggy. Dove Calder colloquia con Picasso. I Magritte sono eccellenti quanto i Miró e quanto anche le opere di Max Ernst, che fu poi tra l'altro l'ultimo marito di Peggy. Chi è Peggy? Una collezionista d'arte, un'ereditiera eccentrica, elegante, con uno strano naso. Chi è Peggy? Una ragazza della ricca borghesia newyorkese che si avvicina all'arte per caso, per noia. Non sapevo cosa fare, era necessario che trovassi un lavoro, ma negli ultimi 15 anni non ero stata nient'altro che una moglie. Chi è Peggy? Una donna che si innamora degli artisti, li insegue, li protegge, promuove le loro opere. In cambio ottiene attenzione, devozione e fama. Non deve incontrare nessuno fuori dalla cerchia delle grandi famiglie ebree di New York. E questo era francamente molto noioso. Non ero mai uscita dal mio solito giro fino a quando non sono partita per Parigi, dove ho conosciuto Lawrence Vail nel 23 e ci siamo sposati. Il cambiamento è stato radicale e da allora non sono mai più tornata a quella mia vita ristretta di una volta. Forse sì, forse mi piacerebbe cancellarla, questa prima parte della mia vita. Veramente non fa parte di me, non mi appartiene. Io appartengo a Venezia. Venezia. Peggy anticipa, spiazza, segue l'istinto. Il suo bisnonno, Meyer Guggenheim, è un emigrante. Dalla Svizzera tedesca a metà 800 va in America e crea un impero con le miniere d'argento, rame e acciaio. Lo stesso fiuto, la stessa durezza. L'altra metà della famiglia, i Seligmans, sono tra i più importanti banchieri americani, ricchi, raffinati, eccentrici. Il padre di Peggy muore da eroe sul Titanic, dicendo al suo segretario: abbiamo indossato il nostro abito migliore e siamo pronti ad affondare come dei gentlemen. Lascia la famiglia in difficoltà. Ha perso una fortuna abbandonando l'azienda dei fratelli per investire in una società che costruisce ascensori, come quello sulla Torre Eiffel. Gli zii sistemano i debiti. Peggy sarà un'ereditiera povera, con una rendita pari a 5 milioni di dollari di oggi. Chi è Peggy? Prima eliminiamo il mito che Peggy era straricca, perché non lo era. Spesso ha dovuto fare sacrifici per sopravvivere in questo ambiente in cui tutti volevano da lei i soldi. Qualcuno, mi sembra forse Bernard Rice, suo commercialista, ha stimato, mi sembra che in totale Peggy avrà speso 100.000 dollari. 100.000 dollari per una collezione. Arp, Kandinsky, Moore, Tanguy, Brancusi sono i primi acquisti. Peggy e il suo capriccio di ferro fanno miracoli. Questo ci porta indietro negli anni, a Parigi nel 20. Naturalmente ero molto sottile, avevo una linea meravigliosa e mi sono fatta fotografare da Man Ray. Avevo dei capelli castani lunghissimi, ma poi decisi di tagliarli corti per essere alla moda, come tutte le donne giovani negli anni 20. Per me la fotografia era un modo per stare a contatto con la società. E questo mi ha salvato dalla disperazione come pittore in una società nella quale non ero accettato. Mi sono reso conto che potevo andare avanti così anche per una vita intera, come è successo per altri pittori, per molti altri pittori. E questo mi ha dato forza in quell'epoca. Ho continuato a dipingere, inventare, fare oggetti. Avevo sempre il tempo per fare tutto. Mi accorgo adesso di aver vissuto in quegli anni una doppia vita, anzi una vita tripla, perché la sera prima di cena ero sempre al caffè con i dadaisti, dopo il mio arrivo a Parigi. E poi mi trovavo con i surrealisti la sera. Dopo ancora andavo nei locali notturni. Ma durante il giorno lavoravo,
me ne stavo nel mio studio, nel mio laboratorio, davanti al cavalletto. Dipingevo, facevo quadri che chiamavo pittura da cavalletto. Dal momento che dadaisti e surrealisti erano contrari alla pittura da cavalletto, io lo facevo per contraddizione. All'inizio è stato molto difficile inserirmi nel giro degli artisti, a Parigi, nel loro ambiente. Tutti credevano che si profittasse di me. Non posso dire che questo mi facesse piacere, ma occorre saper fronteggiare situazioni del genere. È sempre un problema aver troppo poco denaro o averne troppo. Io passavo naturalmente per una privilegiata agli occhi della gente di Montparnasse, tutti artisti molto poveri che vivevano la giornata. Peggy si fida degli amici. In quel gruppo ristretto ci sono tre persone che cambiano il corso della sua storia. Marcel Duchamp, autore dei Ready Made e della famosa Fontana del 17, è la guida, la educa all'arte. Le insegna la differenza tra astrattismo e surrealismo, la porta nel mondo degli artisti. Peggy ha 40 anni nel gennaio 1938, quando inaugura a Londra la galleria che chiama, con ironia, Guggenheim Jeune. Questo è il giovane triste in un treno di Duchamp. Una volta Marcel Duchamp mi disse che la sua pittura aveva un certo rapporto con Rembrandt. Quando guardo questo quadro capisco perché lo ha detto. È il viso di un giovane in uno di quei treni francesi di una volta. E se ricordate come erano fatti i treni, come erano i vagoni, capite subito che questo dipinto è molto, molto realista. E questo qui, vedete, è il viso del giovane. Questo è Braque, il valzer, 1914, una delle più belle tele cubiste della collezione. Il quadro seguente rappresenta un poeta. Si suppone che sia un ritratto di Apollinaire. Lo ha dipinto Picasso fra il 1910 e l'11. Questi tre quadri insieme rappresentano quello che io preferisco della mia collezione. Il primo acquisto è del 1933, un bronzo di Jean Arp, Shell and Head. È un desiderio impulsivo. Mi portò alla fonderia dove era stato fuso e me ne innamorai tanto che chiesi di poterlo tenere tra le mani. Nello stesso istante in cui lo sentii, volli esserne la proprietaria. Brancusi è stato il primo artista che ho incontrato a Parigi tanto tempo fa, nel 22, molto prima che mi venisse la passione di comprare quadri. Era un uomo piccolino, con dei bei, magnifici, meravigliosi occhi, profondi, bruni, molto penetranti, e una barbetta che non permetteva a nessuno di toccare. Conduceva una vita austera, lavorava sempre moltissimo e diceva che non aveva tempo per le donne nella sua vita, che ci doveva rinunciare. In quell'epoca Lawrence Vale diceva che io avrei dovuto sposarlo ed ereditare tutte le sue sculture, ma Brancusi non ci pensava minimamente a sposarsi. Avrebbe preferito vendermele le opere e nascondere subito i soldi sotto il mattone. Andai dunque a far visita a Brancusi e mi legai molto a lui, sperando che il legame dell'amicizia gli rendesse più facile la vendita. Era molto difficile trattare di affari con lui e non si osava mai parlargli di prezzi. Voglio dire, Brancusi era molto possessivo. Esigeva da me troppo tempo, anche perché aveva l'abitudine di far da mangiare, di cucinare dei pasti meravigliosi su una padella che aveva nello studio. Cucinava alla maniera dei contadini rumeni, ma faceva bruciare quasi tutto. E poi pretendeva di averlo fatto apposta.
Era delizioso. La sola persona a cui permettesse di aiutarlo era Marcel Duchamp, il quale, credo, ha anche venduto talvolta delle opere per suo conto. Ed è stato proprio Duchamp che mi ha veramente introdotto nel mondo dell'arte e mi ha dato la possibilità di avere una collezione a Londra. A quei tempi io non sapevo veramente nulla di arte moderna e non avrei potuto realizzare tutto questo senza di lui. Ignoravo persino la differenza tra arte astratta e arte surrealista. Marcel è andato a trovare tutti gli artisti di Parigi, ha organizzato la spedizione delle loro opere a Londra e così ha reso possibili tutte le mie mostre. Era un uomo molto, molto misterioso, ma io, che gli vivevo così vicino, non me ne sono mai resa conto. Perché ha smesso di dipingere? Nessuno ha mai saputo perché ha smesso di dipingere. Forse sentiva che non valeva la pena continuare. Si rendeva conto di non aver più niente da dire. La sua ultima parola l'aveva già detta. Lui non me l'ha confidato, ma era chiaro che intendeva lasciare la pittura. Si mise a giocare a scacchi. Gli scacchi, dico io, sono un gioco d'azzardo. Quando l'avversario fa uno sbaglio, allora se si è svegli se ne approfitta. Ma lui no. Lui si è dedicato agli scacchi soltanto perché è un gioco che non lascia tracce. Questo si adeguava perfettamente al suo progetto di non dipingere più, di non creare più. L'ideale è di essere conosciuti per un'opera sola, come Duchamp, per il suo nudo che scende le scale. No, c'è qualcosa che non torna. Chi è Peggy? È vero, è stata lei la prima a raccontarsi così. Out of this century, confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti. L'autobiografia è una mossa all'attacco. Ammette tutto, con innocenza. Amanti, alcol, sconfitte, una vita bohémienne. Quel libro ha creato una leggenda, ha fatto conoscere Peggy nel mondo. Una vita appassionata, facile per i critici d'arte e gli addetti ai lavori, uomini per lo più, ma anche donne, come la moglie dell'architetto Saarinen, sottovalutare la forza e il ruolo di Peggy nell'arte del Novecento. Non sono scioccata dal fatto che è andata a letto con chiunque, ma dal fatto che ne abbia parlato e persino scritto. Facile per il pubblico di allora giudicarla ridicola, bizzarra, immorale. Era il 1946. Scandalizzare per una donna non era difficile. Provocare per i surrealisti una missione artistica e ideologica. Le donne? C'è Leonor Fini, la pittrice che Max Ernst chiama la furia italiana di Parigi e Peggy definisce una vedette viziata. Le donne sono compagne, muse o artiste spregiudicate. Diciamo la verità, negli anni 30, 40, 50 ha vissuto una vita molto piena. Quando lei voleva una cosa, anche uomini andava a caccia di loro. Un paio di orecchini dipinti da Tanguy, occhiali a forma di farfalla creati per lei da Edward Melcart. Questo non va con i miei capelli. Ma con che cosa li porto? Sono molto carini alla luce, molto divertenti, perché si muovono sempre mentre si parla. Vi sono dipinte delle bellissime scene di deserto. Sono i più piccoli tanghi del mondo. Era piuttosto grande Yves Tanguy, con dei capelli che si alzavano sulla fronte, dei bellissimi piedi, di cui andava molto fiero. Era bretone e aveva un'aria molto francese. Oh, era un essere magnifico, molto semplice, per niente chichi e per niente vanitoso. Da giovane era stato nella marina mercantile e quindi aveva qualcosa del marinaio. Era così gentile, non si poteva fare a meno di andare d'accordo con lui. Era meraviglioso. Siamo diventati molto amici, ma io non volevo sposarlo, Tanguy. Era troppo... Sì, aveva bisogno di troppa attenzione, di troppo aiuto, e poi beveva molto. Sarebbe stato molto difficile vivere con lui e prendersi cura di lui.
Nel 26, credo, Tanguy andò a trovare André Breton e decise che si sarebbe messo a dipingere. È difficile oggi farsi un'idea di come i surrealisti fossero vivi, di come fossero uniti, attaccati gli uni agli altri, solidali e pronti a fare qualsiasi cosa gli uni per gli altri, a meno che non avessero litigato. Non fossero divenuti nemici come Breton e Éluard. Fra Éluard e Breton la rottura fu totale e io, ad esempio, non potevo andare a ricevimenti dove ci fossero Éluard e i suoi ammiratori. Era come una scissione in seno al movimento surrealista, che tutto sommato è stata inutile e molto infantile. Brauner era un grande amico di Tanguy e Tanguy si occupava molto di lui quando poteva. Una volta che Tanguy aveva guadagnato molti soldi a Londra per la prima volta in vita sua, non faceva altro che mandare soldi a Brauner tutti i giorni in una busta, dicendo che erano per il gatto che Brauner custodiva per lui. In realtà i soldi erano destinati all'amico, a Brauner. E quando Brauner perse un occhio, questo successe molto più tardi a una serata surrealista, Domingo, non so come, lanciò una bottiglia e una scheggia di vetro si conficcò nell'occhio di Brauner. Lo portammo subito all'ospedale per le prime cure. Poi gli comprammo tutti insieme un occhio di vetro. Pareva quasi che lo avesse presagito questo incidente, dal momento che si era dipinto in un suo autoritratto con un occhio di meno e col sangue che gli colava sul viso. Apparentemente la cosa non ebbe conseguenze sulla sua pittura. Anzi, dopo l'incidente, la sua pittura fece notevoli progressi. Naturalmente Brauner era una delle persone che io tenevo a salvare, a far venire in America, ma era rumeno e non aveva alcuna possibilità di venire. Poi mi dissero che era andato a nascondersi su una montagna nel centro della Francia. Visse come un pastore per anni, in mezzo alle capre. Peggy ha pagato caro il prezzo della libertà. Libertà di stare lì dove la vita le sembrava più ricca. Libertà di sbagliare. Libertà di imparare dagli amici che si era scelta. Peggy non pretendeva di essere storico dell'arte, né critico, né artista. Pure aveva un'ottima formazione a New York dall'inizio del secolo. Però non si metteva in concorrenza con gli importanti personaggi della vita, dell'avanguardia intellettuale, letterario, artistico che la circondava. E una delle cose che si nota di Peggy era sempre pronta a ascoltare e agire in base ai consigli di persone attorno a lei. Parliamo di Herbert Read, Marcel Duchamp, Brancusi, Max Ernst, André Breton, Samuel Beckett, il primo marito Lawrence Vale. Chi è Peggy allora? Nonostante offrisse ricevimenti e collezionasse quadri ed esseri umani, c'era e c'è qualcosa di calmo e di impenetrabile in lei. Non si agita ed è capace di stare in silenzio, un dono raro. E dono ancora più raro, sa ascoltare. Erano tutti gli artisti che io ammiravo di più. Era una storia dell'arte moderna, l'avevo studiata su questi artisti. Chi è Peggy? In realtà l'idea di una galleria per me era solo un gioco. Denaro? Poco. Sono tutti artisti sconosciuti all'epoca, a parte Duchamp e Salvador Dalí, $175. Calder, Mobile, $475. Max Ernst, $250. René Magritte, The Key of Dreams, $75. Alberto Giacometti, scultura in bronzo, $250. Kandinsky, composizione, $800. Paul Klee, $200. Malevich, Suprematist Composition, $500. Era molto facile allora acquistare quadri a Parigi. A un certo punto ho chiesto a Herbert Read, il miglior critico d'arte inglese, di darmi una mano. Doveva diventare il direttore del mio museo.
compilò un lungo elenco delle opere che avrebbero dovuto figurare nella nostra prima esposizione a Londra. Ma poi, a causa della guerra, il nostro progetto rimase interrotto. Certo, ci tenevo molto ad avere un museo personale e dal momento che non potevo averlo a Londra, speravo sempre di poterlo creare altrove. Trovare quadri che rappresentino il meglio di un certo pittore, di una certa tendenza, di una certa epoca, di una certa scuola, è sempre stata la mia passione. Il giorno in cui Hitler fece il suo ingresso in Norvegia, entrai nello studio di Léger e comprai uno splendido quadro del 1919 per $1,000. Si era all'inizio della guerra e tutti si accingevano a fuggire, a vendere i loro quadri, a sbarazzarsene o a nasconderli. E passai un inverno molto dinamico. Mi ero imposta una regola, e cioè di non comprare più di un solo quadro al giorno, dal momento che potete immaginare quante persone c'erano ben felici di trovare un cliente interessato. C'era gente che mi portava i quadri la mattina presto, a letto, prima che mi alzassi. Mi seguivano per tutta Parigi in continuazione. E con successo, devo dire, perché in quell'inverno ho trovato cose meravigliose. Ricordo il giorno in cui Hitler è entrato in Normandia. Sono andata nello studio di Léger e gli ho detto che volevo comprare un quadro. Léger era stupefatto di vedere qualcuno che in un momento simile poteva pensare a comprare quadri. Egli aveva questa sua meravigliosa tela del 19 recuperata da poco, perché l'aveva trovata da qualche parte e la considerava troppo importante per farla disperdere in una collezione qualsiasi. L'aveva quindi riacquistata ed era molto contento di cederla a me. In realtà la collezione è sempre stata la mia prima preoccupazione. Sempre, voglio dire. Quando si rende conto che la Galleria di Londra perde 600 sterline l'anno, ha un'idea. Sentivo che se tolleravo di perdere quel denaro, avrei potuto tranquillamente perderne un po' di più, facendo qualcosa di valido. Un museo di arte moderna. La lista delle opere del museo, compilata con Duchamp, Nelly van Doesburg, la moglie del fondatore del movimento De Stijl, e con il critico inglese Herbert Reed, diventa la base della sua collezione. Peggy pensa in grande, è sicura delle sue scelte. A Londra il museo non si farà mai. Scoppia la guerra e la preoccupazione è salvarsi. Ma quell'idea rimane lì, nella sua testa. La prima casa per la sua collezione la costruisce a New York. Si chiama Art of this Century, una galleria museo. Ci si va per comprare, ma anche per vedere la collezione della Guggenheim. Il primo inverno a Parigi trascorse molto bene. Ma a primavera i tedeschi si avvicinarono tanto alla città che io pensai subito di mettere in salvo i quadri. Interessava assai più salvare i miei quadri che me stessa. Ma il mio ex marito, Lawrence Vale, disse che bisognava che io partissi per l'America e portassi i bambini con me. Era troppo pericoloso restare in Francia, non solo perché eravamo americani, ma perché io ero ebrea e i miei bambini erano ebrei per metà. Due giorni prima dell'ingresso dei tedeschi a Parigi riesco finalmente a partire, dopo essere riuscita a spedire via tutti i miei quadri. Scappa quando i tedeschi si avvicinano a Parigi nel 1941. Aiuta, lei ebrea, alcuni artisti ebrei a emigrare. Max Ernst, il grande amore che sposerà poco dopo, è tra questi. Li porta a New York, su un aereo Pan American. Paga il viaggio per tutti. E lì fa incontrare il vecchio mondo con il nuovo. Promuove la pittura europea
e scopre gli artisti americani. A Marsiglia, che era in quel periodo una città fantastica, piena di gente, di borsa nera, di tutti i traffici che potete immaginare, la moglie di Tanguy, Kay Sage, mi ha mandato un telegramma chiedendomi se ero disposta a pagare il viaggio di 5 artisti importanti. Max Ernst, André Breton, sua moglie, suo figlio e il dottor Maville, che era il medico dei surrealisti. Mi è sembrato un po' esagerato chiamarli 5 artisti importanti. Comunque ho pagato il viaggio di Breton e della sua famiglia in America. Pensai anche al viaggio di Max Ernst, naturalmente, che doveva a tutti i costi lasciare la Francia perché era tedesco. Non aveva mai preso la nazionalità francese, pur vivendo in Francia da 25 anni. Max Ernst era stato in diversi campi di concentramento. Parlava di questi campi come se fossero posti di villeggiatura. Quando incontrava per strada gente che era stata nei campi con lui, avevo l'impressione che ritrovasse vecchi amici o vecchie conoscenze di qualche stazione balneare in Francia o all'estero. Non si comportava mai come una persona che avesse sofferto. Il mio grande desiderio, inutile dirlo, era quello di metterlo in salvo, di farlo venire in America al più presto. Era molto complicato e un po' pericoloso, ma alla fine ci riuscì. In quell'epoca, ma sempre del resto, Max Ernst era molto affascinante, interessante. Un uomo molto bello, con idee fantasiose e una cultura straordinaria. Lo sposai in Virginia nel 1941, proprio dopo Pearl Harbor, perché nel frattempo era stata dichiarata la guerra. Io non volevo più vivere nel peccato con uno straniero nemico. Questo quadro è intitolato L'Antipapa. È una specie di ritratto di famiglia. Ecco Max come avrebbe voluto vestirsi, con un'armatura scintillante. Poi c'è il ritratto di mia figlia Peggy, quasi di spalle, nel centro. E lì vicino a Max una figura che è il mio ritratto. Senza saperlo, Max aveva dipinto il mio viso come appariva in una fotografia che mi fecero a 8 anni. In effetti era la prima volta che Max mi aveva ritratta. Quando sono entrata nello studio e ho visto il dipinto sul cavalletto, ero così emozionata che mi sono messa a piangere. Ho incontrato tante difficoltà per anni nel tentativo di creare questo museo, che una volta realizzatolo, veramente non avevo completamente perduto ogni interesse per le altre cose. Ero divenuta io stessa. Forse quello che facevo mi interessava molto di più che essere una moglie. Può darsi che io non sia stata una buona moglie. Non credo però che si possa vivere sempre sottomesse. Io penso che lo si può essere quando uno è molto giovane, oppure quando qualcuno ha un grande ascendente su di noi. Personalmente credo di avere sempre trascurato la mia vita sentimentale per la collezione. Chi è Peggy? C'è una grande festa di inaugurazione, il 20 ottobre 1942, ingresso a $1, donazione per la Croce Rossa. Peggy è vestita di bianco, con 2 orecchini, uno di Calder, l'arte astratta, l'altro di Tanguy, il surrealismo. Li indossa entrambi, sono le 2 anime della galleria. Miss Guggenheim si augura che Art of this Century diventi un centro dove gli artisti sentano che stanno collaborando a un laboratorio di ricerca per le idee nuove. È il comunicato stampa redatto da Peggy, il primo comunicato stampa nella storia di una galleria, la prima galleria d'arte moderna di New York aperta da una donna, dopo quella di Mary Harriman, dedicata all'arte francese. Non era soltanto un luogo brillante. Lì, a parte la presenza delle collezioni permanenti, qualcosa di importantissimo per un New York ancora provinciale in termini di arte contemporanea, ma dava ai giovani, amici suoi europei, ma anche americani, le mostre per vendere.
È un luogo dove il pubblico interagisce con le opere, come se l'arte fosse un'occasione per divertirsi, per tutti. Pareti ricurve in legno per la galleria surrealista, quadri senza cornici montati su mazze da baseball inclinate. Nella galleria astratta e cubista, una tenda blu marino, con i quadri appesi alle corde, come in un circo. Art of this Century è rivoluzionaria negli spazi e nel modo di esporre le opere. La disegna l'architetto Frederick Kiesler, insieme agli arredi. Per vedere le opere di Duchamp, si guardava attraverso un buco nel muro e si faceva girare a mano una ruota a forma di ragno. La galleria lancia artisti sconosciuti come Motherwell, Batsiotes, Roscoe e soprattutto Jackson Pollock. Peggy gli commissiona un murale di 6 metri per 2 e mezzo, la sua opera più grande. È una svolta per Pollock. È costretto a usare il corpo per dipingere, come farà poco dopo con la tecnica del dripping. Peggy, non lo so. Ho la sensazione che questo sia il quadro più emozionante che ho visto da lungo tempo, qui o in Europa. A credere in Jackson Pollock è Piet Mondrian nel 1943, gli anni dell'esilio americano. Peggy offre a Pollock un contratto. $150 come stipendio mensile per un anno, quanto basta per garantirgli la libertà di dipingere. Diventa la sua mecenate. È il più grande pittore mai esistito dai tempi di Picasso. Bella quella foto degli irascibili. Ci sono De Kooning, Roscoe, Pollock e una sola donna, Edda Stern. Anni dopo saranno la scuola di New York, l'espressionismo astratto americano. Senza Peggy, forse, non ci sarebbe stato. E Jackson Pollock avrebbe continuato a lavorare come custode dalle 12 alle 18 al museo Solomon Guggenheim, quello dello zio di Peggy. Ci servono pittori che rischino di sbagliare una tela per far qualcosa a modo loro. Pollock è uno di questi. Scriverà James Sweeney nel 43 sul catalogo della prima mostra voluta da Peggy. È a New York che nasce la nuova arte. Parigi non è più la capitale dell'avanguardia. Peggy è arrivata dalla Francia, in anticipo ancora una volta. Fu mercante a New York negli anni 40 di Jackson Pollock. E il museo possiede opere fenomenali dell'action painting. Qui è collocata la mia collezione di Pollock e dei giovani pittori che avevo esposto nella mia galleria L'arte del secolo a New York tra il 1942 e il 47. Avevamo una specie di salone di primavera dove invitavamo tutti i giovani pittori ad esporre i loro quadri. I giovani artisti americani erano molto interessati e molto impressionati da tutti i pittori europei che erano venuti a New York. Ce n'erano tanti. E si hanno esercitato una grande influenza sulla pittura americana. La nuova pittura, l'espressionismo astratto, era nato da poco a New York ed era nato praticamente nella mia galleria, dal momento che tutti questi giovani pittori hanno esposto per la prima volta da me. Era una specie di incrocio fra cubismo e surrealismo. Quando Peggy Guggenheim espose Pollock qui, nel suo museo o galleria L'arte del secolo, aveva da poco divorziato da Max Ernst e io credo che tutta la sua collezione fino allora fosse stata influenzata dal surrealismo. Quando si seppe che aveva preso Jackson Pollock sotto contratto, fu quasi un gesto di sfida al gruppo surrealista. Molti dissero che Peggy aveva passato i limiti occupandosi di una persona simile. In realtà, nessuno del gruppo, ad eccezione di Mata, prestava il minimo interesse all'opera di Pollock. Mata mi aveva detto che dovevo aiutarlo e io gli ho fatto il contratto di un anno per cominciare, stabilendo che doveva portarmi un certo numero di quadri all'anno e che io gli avrei dato $150 al mese, il che allora rappresentava una discreta somma, anche se oggi può sembrare una cifra irrisoria.
Pollock fu molto felice di accettare questa offerta. In quell'epoca, infatti, lavorava come carpentiere presso mio zio al Museo Guggenheim, ma mio zio ne ignorava persino l'esistenza. Non solo l'ho scoperto, ma l'ho anche spinto e aiutato ad affermarsi, perché io credo che gli inizi, i primi passi, sono sempre i più importanti. Certo non è lei che ha fatto Pollock, ma si deve riconoscerle il merito di avergli permesso di esporre, di averlo preso sotto contratto e di averlo introdotto nell'ambiente artistico. Se Pollock non avesse avuto questa occasione, ci sono 50 probabilità su 100 che sarebbe rimasto del tutto ignorato e forse non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di continuare a dipingere. Era un uomo molto strano, Pollock, molto contraddittorio. Impossibile presentarlo alla gente, così timido e nervoso come era. Arrivava sempre sbronzo e rovinava tutto. Non sarebbe mai riuscito a... Non avrebbe mai potuto andare avanti da solo, riuscire a vendere i suoi quadri. Quando me ne lamentavo con sua moglie dicendo che era difficile trattare con lui che era ubriaco, lei mi rispondeva che d'altra parte era un carattere così dolce, così meraviglioso e questo non bisognava mai dimenticarlo. Pollock non cercò mai di spiegare la sua pittura. Uno dei miei amici che conosceva Sandy Koldar lo invitò un giorno a vedere le opere di Pollock. Sandy venne nello studio, guardò i quadri e disse: «Non ho mai visto dei quadri così nervosi, così densi, così fitti». Poi domandò a Jackson: «Non ne avete qualcuno più arioso, più spaziato?» Pollock disse: «Un secondo». Andò nella stanza dove conservava i quadri e ne ritornò con una delle tele più dense che io abbia mai visto. Era il suo modo di reagire a... Il fatto di dipingere rappresentava per lui un tutto e la sua maniera era molto fisica. Questo non significava soltanto usare il polso e il braccio. Tutto il suo corpo era impegnato nelle fasi finali della sua pittura. Studio era denso come il più denso dei suoi quadri. Vi erano quadri sui muri, sul pavimento, dovunque. Non era facile camminare nella sua stanza quando lui stava dipingendo. Nel 1942 viene redatto un inventario delle opere della Galleria Americana di Peggy, Art of This Century. È già il nucleo della sua collezione, quella che oggi è a Palazzo Venier dei Leoni. C'è però un incontro che cambia davvero il corso delle cose. Questa volta non è un artista, ma uno scrittore frustrato, lo definisce Peggy, innamorata. Devi accettare l'arte del nostro tempo perché è una cosa viva. Art of This Century è il 1937. Lui è Samuel Beckett. 20 anni dopo, premio Nobel per la letteratura. Lei influenzerà l'arte dell'ultimo dopoguerra. Chi è Peggy? Insieme, la collezione è molto completa. Certo vi sono alcune cose che mancano e potrebbero esservi 2 o 3 esemplari di più per ogni artista, ma nella misura dei miei mezzi e delle mie possibilità, io penso di aver fatto del mio meglio. La prima casa per la sua collezione la costruisce a New York. La seconda sarà, anni dopo, Palazzo Venier dei Leoni a Venezia, il suo sogno, che comincia con un'avventura,
la leggenda di Peggy arriva in Italia. Peggy era assolutamente sconosciuta in Italia, a Venezia, fino al 1948, quando decide di esporre alla Biennale di Venezia la sua collezione, con la quale ha fatto conoscere non solo l'Italia, non solo Venezia, l'astrattismo e il surrealismo in particolare. È un evento unico nella storia. Nei padiglioni espongono i paesi, non i collezionisti, ma è una mostra di rifondazione. L'Italia, dopo il fascismo, ha bisogno di respirare. L'intera collezione, 140 opere arrivate dall'America, è ospitata nel padiglione greco, allestito da Carlo Scarpa. Peggy è felice di essere a Venezia. Ma quel che mi piacque di più fu vedere comparire nei prati dei giardini pubblici il nome Guggenheim accanto a quelli della Gran Bretagna, della Francia, dell'Olanda. Mi sembrava di essere un nuovo paese europeo. Fu uno shock vero e proprio. La presenza della collezione di Peggy in Biennale del 48 fu uno shock per molti, perfino per gli artisti e i critici d'arte. Quindi diciamo che è stato il fatto più clamoroso di uno dei biennali più clamorosi nella storia. Però ecco un esempio di come Peggy, pur essendo lei, esistendo, fa accadere le cose, cambia pareri, promuove l'arte contemporanea. Peggy è lì tutti i giorni nel suo padiglione, fa parte dello show. Il successo è enorme. Arriva anche Bernard Berenson, il grande storico dell'arte. Peggy ha studiato sui suoi libri. Allora perché si dedica a tutto ciò? Non potevo certo permettermi di comprare i grandi maestri del passato e comunque considero mio dovere proteggere l'arte del mio tempo. Sì, dice proteggere, come un figlio. Chi è Peggy? Mi sono innamorata di Venezia quando sono venuta qui per la prima volta. Dopo di allora non l'ho più dimenticata. Ho sempre desiderato di tornare, di venirci a vivere. Venezia è una città surrealista. Dico surrealismo nel senso di evasione, di un'evasione piuttosto monotona, malinconica, nostalgica. La collezione della Peggy Guggenheim così sostituisce quel museo d'arte moderna a Venezia che manca completamente o quasi. Devo dire che è sempre stato difficile qui a Venezia, ma anche in Italia, a vendere delle cose moderne. Abbiamo dei musei talmente importanti che sono anche dei pesi. Il primo è quel collezionista puro che compra delle opere d'arte per passione. E il secondo, purtroppo, è il collezionista che compra dei quadri soltanto per investimento. No, non ho mai comprato quadri per me stessa. Ho sempre comprato con l'unico scopo di creare questo museo, che era il mio grande ideale e la mia grande ambizione. Peggy Guggenheim era veramente una vera collezionista che non si preoccupava di avere dei quadri, ma avere la bellezza, e questo è la sua grandezza. È un luogo dove ho sempre desiderato vivere e adesso finalmente posso farlo. Ma ho perduto quasi 3 anni a cercare la casa dove stabilirmi, una casa adatta per i quadri e per i cani che debbono avere un giardino. Come oggi, così era prima. Non ho toccato nulla all'esterno del palazzo, ho solo trasformato l'interno. Insomma, il suo capriccio di ferro si è realizzato ancora una volta nel voler vivere a Venezia. Peggy compra un palazzo del Settecento per vivere e per esporre le sue opere. Palazzo Venier dei Leoni le piace perché ha una lunga storia. D'Annunzio lo regala alla sua amante, la marchesa Casati Stampa, collezionista e mecenate. È un palazzo non finito. Viene costruito il primo piano e poi tutto si ferma per l'invasione di Napoleone.
Ha un grande giardino dove Peggy mette un trono bizantino e si fa fotografare come una regina. L'angelo della città di Marino Marini spalanca le braccia sul Canal Grande, accoglie gli ospiti e i visitatori. Una volta girava una curiosa leggenda intorno a questa scultura. A Venezia dicevano che io avessi tre falli diversi che cambiavo a seconda dei visitatori. Finalmente un giorno il fallo sarebbe stato rubato e non sarebbe riapparso mai, mai più. Allora io avrei deciso di chiedere a Marino Marini di scolpirne un altro che sarebbe stato fissato definitivamente alla statua del giovane. C'è il più bel salotto del mondo. È lì, Piazza San Marco. È una cosa talmente naturale sedersi al caffè e guardare la gente che passa e far commenti che si diventa pettegoli anche senza volerlo. Come mi hanno accolto? Beh, mi hanno nominata cittadina onoraria di Venezia nel 62 e questo è un grande onore. Non ci sono che due donne, credo, che hanno questo onore. E mi hanno fatta commendatore, che è un altro bell'onore, se non sbaglio. C'è una certa gelosia per tutto quello che ho fatto qui e che parecchi veneziani mostrano di non apprezzare molto. Ecco perché la gente parla di me qualche volta dietro le quinte. È stata una fortuna, direi, il fatto che non sia mai stato finito, altrimenti mi sarebbe stato impossibile tenere un palazzo intero. Sarebbe stato troppo grande per me e davvero troppo difficile da riscaldare. Questo è probabilmente il solo palazzo a Venezia che potesse adattarsi al mio museo. Si chiama Venier dei Leoni perché pare che la famiglia Venier tenesse un leone nel giardino. Arrivando si costeggiano dei lunghi muri al di là dei quali ci sono bellissimi giardini molto misteriosi che non si possono scorgere da fuori ma che si immagina debbano essere molto, molto belli. È il più grande giardino di Venezia questo, proprio quello che cercavo. Un giardino abbastanza grande per i cani e una casa grande abbastanza per i quadri. Ho collocato le statue e le sculture tutto intorno nei punti che sembravano più appropriati e penso che adesso l'insieme faccia pensare molto più a una casa che a un museo. Quando viene la gente nei giorni di visita si siedono in giro per il giardino, talvolta non entrano neppure in casa, si limitano a starsene lì fuori. La mia idea era di fare una collezione storica che tenesse conto di tutti i movimenti e soprattutto dei movimenti non realisti del XX secolo, a cominciare dal cubismo nel 1910. Ecco la mia sala da pranzo cubista, dove ho riunito tutto quello che a mio avviso era più importante e più bello. Si intende che i quadri sono i miei quadri preferiti e in ogni modo penso che siano i quadri più importanti del secolo. Questa è la sala che ho sistemato in memoria di mia figlia Peggy, morta nel 1967. Era una pittrice naive molto brava, spontanea, completamente autodidatta. Ha cominciato a dipingere all'età di 11 anni. Sono tutti autoritratti di Peggy, la bambina dai lunghi capelli biondi. Molti suoi quadri rappresentano Venezia e li ha fatti qui quando aveva uno studio e veniva a dipingere. Cominciava appena ad essere conosciuta e ad avere successo quando è morta. Ho tre cose futuriste. Due quadri e una scultura. Un Boccioni che è fantastico, meraviglioso. Un Severini e un Balla. Disgraziatamente era già tardi, troppo tardi, quando sono arrivata in Italia per comprare altre opere importanti della scuola futurista.
È una donna stravagante e quindi era un certo gruppo di aristocrazia un po' imbalsamata di Venezia. Non era accettabile la sua... le americanate di Peggy. Venezia, che non ama o non capisce Peggy, la premia nel 1962 con la cittadinanza onoraria. Peggy aveva le migliori feste, cioè queste persone che venivano a trovarle quando era in lei molto ospitale, era il fulcro delle comunità internazionali a Venezia. La vita che ruota intorno al palazzo, come nelle corti rinascimentali, è un pretesto per far conoscere la collezione Peggy Guggenheim. Ovviamente le cose che mi hanno colpito di più sono i Pollock. La presenza di questi quadri così belli è un'esperienza unica, perché non c'è un altro museo dove ce ne sono così tanti. Peggy ha come sempre le idee chiare. Decide di donare il palazzo e le opere d'arte alla Fondazione Solomon Guggenheim di New York, ma pone le sue condizioni. La collezione deve mantenere il suo nome e rimanere a Venezia, sul Canal Grande. La collezione è a Venezia, Venezia l'ha avuto, e questo è il suo scopo. La società veneziana è molto noiosa. Durante tutto l'inverno giocano a carte, un sacco di stupidi giochi, e non coltivano nessun interesse culturale o artistico. È gente molto pettegola, curiosa, che si occupa continuamente dei fatti degli altri. C'è il più bel salotto del mondo. È lì, Piazza San Marco. È una cosa talmente naturale sedersi al caffè e guardare la gente che passa e far commenti che si diventa pettegoli anche senza volerlo. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Molto piacere di vederla. Siamo venuti tutti quanti per vedere suo nuovo lavoro. Questo ho appena cominciato. Adesso, ho cominciato qualche cosa vedere, di nuovo. Sì, con tanto piacere, si può? Subito. Allora mi metto un po' lontano, forse. Sì, un pochino. Sì. Questi sono i suoi colori preferiti? I miei colori preferiti? Sì. Quando più avanti, no? Dovranno andare come tante potenze in conflitto fra loro. Una volta i quadri, si ricorda, signora, erano tutti rossi. Sì, sì, prima, sì, a una certa epoca, sì. Nell'epoca della bomba atomica. Sì, ah sì. Un altro colore. Con il The Wotan Creedy, e ha preso con i baci. Ricordo il primo tableau che ha fatto, tutto in colore, tutto rouge, mi souviens bien. Après, c'è il plein de couleur, come si chiama, no? Poco più colore, più gay. Adesso forse dovrebbe alzarsi, signora. Sì. Perché, sì, ma sì. Dovrebbe anche mettersi più in là, signora, perché adesso diventa... Cosa succede? Diventa un po' pericoloso. Oh sì? No, è molto, molto bella. È anche molto interessante a vedere. Il tema generalmente che dipingo è sempre un incontro con una realtà possibile. Sì. Forse che abbiamo inteso anche da bambini, da ragazzi, no? Sì. Come per esempio, non so, tante volte si pensa a una bella giornata, no? E ci rimane sempre il ricordo della bella giornata di quando si era giovane, no? Sì. Che poi si vorrebbe ancora rivedere. Io dipingo in questo modo, cioè questi ricordi, queste cose. Nel 1946, quando sono arrivata a Venezia, non conoscevo nessuno. Mi trovavo al caffè di Rialto e ho domandato al proprietario come avrei potuto fare a conoscere degli artisti veneziani. Tancredi era un veneziano che abitava a Venezia sempre, lo conoscevo da quando era piccolo e veniva a casa mia quasi ogni sera e dipingeva sempre, disegnava sempre, poi in mancanza di carta dipingeva sui muri, sui soffitti, sulle porte, sugli armadi. Credi,
altro Veneto di campagna. Negli anni 50 Peggy si occuperà di Tancredi in tutti i sensi, proprio come si era occupato 10 anni prima di Pollock. Tancredi è parzialmente una creatura di Peggy Guggenheim, ma è anche uno di quegli artisti tipici che negli anni 50 optano per il mondo dell'astrazione e lo cercano in tutte le dimensioni, partendo da citazioni anche lontane canadesi, ma dai segni che il futurismo ha lasciato come gusto del movimento agli italiani. Va in realtà molto oltre. Va oltre perché riprende tutti i segni dell'essere veneziani, sin dall'origine del loro mondo. Un movimento a vortice, folle, come quello dei futuristi, ma anche come quello di Boldini. E intorno segni minimi e ritmati, esattamente come quelli delle vele e dei remi nei quadri di guardie. Quando gli spessori, le profondità dei paesaggi antichi si ritrovano con gli stessi segni minimi che determinavano le acque di canaletto. E curiosamente questa astrazione alla fine dimentica Pollock e torna ad essere architettonica. Un paesaggio folle della mente dove tutti i piani, dal primo all'ultimo, si sovrappongono all'infinito. Architetture e movimenti. E sempre il segno nevrotico dal ritmo perfetto, il linguaggio dell'artista vero e maturo. Ogni sera che lui veniva trovava del colore, gli dava del colore, poi grattava il tutto con dei coltelli, poi non aveva il colore, usava il rimmel, usava il rossetto da labbra, poi rigrattava, tutto quello lì l'ha fatto 10-15 volte. Alla fine l'ho pregato di finirlo, allora decimo, quindicesimo ha scritto Tancredi e finito. Come vendeva pochissimi quadri, la Peggy Guggenheim gli aveva dato un mensile riservandosi la produzione quasi completa di Tancredi. Mi pare gli desse 300.000 lire al mese allora, che era una cifra abbastanza grossa poi. Penso che l'abbia conosciuta attraverso la figlia. Lui era innamorato della figlia, è stato un paio d'anni assieme. Però quando lui sapeva che Peggy vendeva un quadro a $1,000, diventava pazzo, diceva un quadro solo a $1,000. Io non voglio lavorare per 300.000 lire al mese. Purtroppo aveva una forma di pazzia, gli prendeva una mania di persecuzione, veniva ricoverato in clinica, gli venivano fatti degli elettroshock, poi usciva sempre peggio ogni volta, finché è andato a Roma e si è buttato nel Tevere un giorno ed è morto lì. Cos'era, 6-7 anni fa, credo. Io penso che noi ci addentriamo sempre di più in un'epoca di anti-arte. Io credo che la pop art è certamente molto... è un gran passo in questa direzione. La minestra di pomodoro Campbell, firmata da Andy Warhol, che si può comprare per $60, mostra già, io credo, quanto l'arte abbia degenerato, oppure come l'ottica della gente, per quanto riguarda l'arte, abbia degenerato. Per quel che mi riguarda, è un insulto all'intelligenza accettare la pop art come arte. Per questo l'ho lasciata completamente fuori dal mio museo. Può darsi che io appartengo a un'altra epoca e che non mi interessa più quello che accade oggi. Ma non posso impedirmi di pensare che l'epoca a cui appartenevo era infinitamente superiore nel campo della pittura e della scultura rispetto all'epoca in cui viviamo oggi. Oggi nessuno fa più niente di originale, ci si contenta di copiare
tutti coloro che hanno fatto qualcosa di valido nel passato, e questo mi sembra troppo facile. All'inizio è stato difficile fermarmi, ma dopo la morte di mia figlia ho perduto molto interesse e quindi mi sono in qualche modo abituata a non comprare più nulla. E adesso non ci voglio più pensare. Può darsi che succederà qualche altra cosa, ma io credo che l'era della pittura è terminata. Forse l'arte si trasformerà in qualche cosa d'altro. Vorrei scrivere un libro su Venezia. Spero. Mi piacerebbe. Certo, richiederà molto tempo, mi terrà impegnata, mi occuperà per molti anni. E poi... poi morirò. Io mi sono accorta molto tardi, dopo aver vissuto qui a lungo, che questa è una città proprio morta. Il luogo adatto per venire a morire. Mia figlia Pekin mi diceva che ero venuta qui troppo presto e che avrei dovuto aspettare ad essere molto più vecchia. È stato un errore. Ma non ho rimpianti, perché amo moltissimo Venezia. Sono molto felice qui e questo mi basta. La sensazione di pace qui è meravigliosa. Questa sensazione di pace che accompagna la morte. Il 23 dicembre 1979 Peggy se ne va. Ha 81 anni. Le sue ceneri sono sepolte lì, accanto ai cagnolini. La collezione è per sempre a casa, a Venezia. Ritengo importantissimo che fra 100 anni, fra 200 anni, si può ricostruire un fatto accaduto a New York negli anni 40, in questa casa a Venezia. Ma i visitatori che studiano la collezione, con le orecchie piene dei suoni provenienti dal Canal Grande, dovrebbero conoscere la storia della collezionista come mecenate. Ecco chi è Peggy, una che sceglieva le opere d'arte, ma anche ogni minuto delle sue giornate. Una che, con un gesto creativo durato poco più di una vita, ci ha lasciato una collezione d'arte eterna.